Allora, ciao e dall'Orchestra Lunata, un saluto a Elettri TV che è sempre vicina a noi e diciamo che anche chi lavora a Elettri TV è abbastanza stralunato, quindi sta bene con noi, perfetto. È venuto oggi a trovarci qua a Castel Sant'Elia, abbiamo fatto un concerto pomeridiano e ci siamo divertiti e abbiamo proposto il nostro nuovo brano che è Bella Giornata, uscito il 4 di marzo in tutte le radio, Digital Store, eccetera. Quindi per chi volesse ascoltarlo o lo scarica o su YouTube c'è anche il nostro video che abbiamo girato tra l'altro proprio a Vallerano, che è il paese da dove è nato proprio l'Orchestra Lunata. Quindi nel centro storico di Vallerano abbiamo registrato questa bella giornata e sta andando molto bene, siamo felici e abbiamo ripreso bene dopo un piccolo spazio che ci siamo presi un piccolo periodo di pausa. Siamo tornati bene, diciamo, ecco, in forma con i ragazzi di allora, sono un po' cresciuti e sempre comunque stralunati e speriamo di stralunare sempre di più piazze, più teatri nella Tuscia, perché la nostra, insomma, le nostre radici sono qua e in tutta Italia. Bella giornata, il ritornello di bella giornata è proprio chiacchierate, gente chiacchierate, perché comunque ecco, è un po' un invito a tornare a vivere ed emozionarsi, magari anche toccandosi, guardandosi negli occhi dal vivo e non soltanto emozionarsi con una foto, con un'immagine o tramite tablet o tramite telefonino, ecco, quello va bene, però che tutti noi siamo insomma multisocial, diciamo, ecco, ma ci prendiamo un piccolo spazio, c'è anche 5 minuti al giorno per pensare di lasciare un po' da parte tutto quanto e tornare ad abbracciarci, a vivere e emozionarsi chiacchierando dal vivo. Andiamo un po' a braccio e salutiamo qualche stralunato. Qua abbiamo Selena, che è la stralunata, la violinista dell'Orchestra Lunata, e lei suona con noi da circa un annetto, però è stata insomma subito stralunata abbastanza. Mi sono integrata bene perché siamo così stralunati di natura, capito? E quindi ottimo. Con lei suona il violino, poi abbiamo qua Moreno che invece è il nostro chitarrista. Anche io mi sono unito alla stralunata un po' più di recente, però il progetto è veramente figo e tra stralunati insomma ci capiamo bene, quindi a bomba. Questa era la Ritti, invece qua oggi è pure il compleanno di questo giovanotto, Grazie, grazie. Fisandro, il nostro fisarmonicista, perché ce n'abbiamo uno e basta e Un avanza. altro stralunato. Io ero già stralunato di mio, poi con loro ho amplificato questa stralunatezza e sono felice di stare con loro. Una forza invece della stralunata sono i fiati e lui è il nostro sassofonista che è Samuele, Giulio Bello. Salve a tutti. Salve a tutti. Che devo dire? Dimmi che devo No, ti dire. puoi dire quello che ti pare, insomma, ecco Niente, io che. sono qua stralunata da un po' di anni, mi sono unito un po' dopo e mi piace suonare con voi perché è divertente, ha gente che suona, Sì, alla poi fine è molto bello. siamo, ecco, un gruppo di. Sì. Insomma, ci si diverte suonando e senso, ecco, cioè, è nato anche un rapporto di amicizia Amicizia, certo, con sì. i ragazzi da più tempo, Certo. soprattutto, però insomma, ecco, anche con le new entry come Samuele è veramente stato un piacere accoglierlo. Qua poi tra l'altro abbiamo anche questo giovanotto che adesso fa finta di niente, ma lui è il nostro primo chitarrista della Stralunata. Ha registrato con noi, Gabriele, ha registrato con noi il primo CD. Primo disco, sì. Primo disco che Primo abbiamo disco, ho fatto iniziato dagli inizi, sì, dagli inizi, forse un anno dopo la creazione dell'Orchestra Lunata. Che anno era? 2007 forse, 2007-2008, quel quindi periodo. da piccolissimo e niente, è stata un'esperienza fantastica che tuttora porto avanti quando posso e ecco, oppure lavoro sempre al progetto in altri modi. E con noi suonerà il 4 di giugno Aureolo Romano, quindi questo chi è rimasto? Sebastiano, ecco, lui è, come dicevo prima, ha 14 anni, è da 12 anni che suona con noi, quindi fatevi due conti. Tocca fare i conti per forza. 12 più 2? 14. 14. È bravissimo. È un top, sì, è top, veramente.
E quindi ecco, salutiamo. C'è Alfredo, è un altro batterista, lui è. Lui è il batterista. Ciao. Ciao. Che con me suona anche in altri gruppi e con i Ramiccia suoniamo insieme. E niente, quindi anche lui era abbastanza stralunato e sì, è quello, infatti c'è una selezione proprio a monte per entrare nel gruppo, no? Va capito un attimo l'aspetto psicologico del musicista, non è solo una questione tecnica, è proprio un'attitudine mentale che porta a suonare con Maurizio. Minimo. No, che poi Sandoca pure Sandoca suona con l'Orchestra Lunata in alcune occasioni e ha cantato anche un brano che oggi non abbiamo fatto, che è Serenata al lume di candela, che è dedicato alla notte delle candele di Vallerano e che lui, scritto da me, ma che lui ha cantato. Quindi il prossimo video che faremo sarà proprio Serenata al lume di candela. Niente, noi ringraziamo Elettri TV e ci vediamo al prossimo concerto o alla prossima intervista. Grazie, ciao. Dai, da Castel Sant'Elia, saluti stralunati a tutti. Io sono Giovanni Todaro, suono la tromba e sono qui per la prima volta con la Stralunata, grazie a Maurizio, perché siamo amici da tantissimi anni e ecco, mi fa tantissimo piacere essere coinvolto in questo progetto che vede ragazzi fantastici che sono cresciuti con questo gruppo e oggi ahimè mancavano i ragazzi alle trombe e quindi sono stato coinvolto e con tanto piacere, però normalmente li seguo da esterno e ho tanto piacere di vedere ragazzi come Nicolò che oggi non c'è e Francesco e vederli crescere bene dal punto di vista umano e musicale, è sempre una gioia immensa per me. Grazie. Roma, Dublino, Las Vegas, rompi confini e sci fuori dalla tua strada.